Fatemi sentire Pietro Senaldi. Pietro, che ne pensi di questo centrodestra così, come dire, collaborativo, no? Con questo Berlusconi capofila che ha convinto Salvini e Meloni a votare lo scostamento? Sta capitando qualcosa di nuovo nel centrodestra, a tuo parere? No, io non credo che stia accadendo qualcosa di nuovo, se non che il centrodestra è impreparato a fare un'opposizione forte e non ha, credo, nessunissima voglia di andare al governo o di terremotare, cosa che non potrebbe, o di terremotare questa maggioranza. Dopodiché Berlusconi c'è stato un grande dibattito dentro Forza Italia, Berlusconi si è convinto a ricoprire questo ruolo istituzionale che lo premia nei sondaggi, che ha una logica che è quella di Berlusconi, quindi di breve periodo, di 18-24 mesi, Salvini. e Meloni, prima Meloni e poi anche Salvini, si sono fatti trascinare e obtorto collo, hanno votato insieme per non spaccare il Allora, oggi centrodestra, Salvini ha ma fatto anche però due perché devono. dichiarazioni interessanti nella sua intervista. Le liste, Pietro, ha fatto una dichiarazione sul tema Quirinale. Non pensasse la maggioranza che può decidere solo il Presidente della Repubblica e poi anche sui gruppi parlamentari uniti, cioè tutti assieme per contare di più. Sì, allora, quanto riguarda il Quirinale, lui si riferiva soprattutto al PD, perché chiaramente il Quirinale verrà eletto fra un anno, quindi quasi a scadenza di legislatura, e la parte del leone è evidente che la faranno i grillini, che hanno la maggiore rappresentanza parlamentare. Quasi nessuno dei grillini che eleggerà il Presidente della Repubblica sarà nel successivo Parlamento. E quindi è praticamente illusorio da parte del PD pensare di poter governare centinaia e centinaia di grillini che non hanno un futuro Allora, fatemi e sentire un partirà, attimo immagino, un mercato Cottarelli delle su vacche una non da cosa secondo poco. me importante, cioè sta dicendo Senaldi chiaramente questo governo andrà avanti perché non ci sono le condizioni per cambiare le cose.